Dal tardo pomeriggio di ieri c'è anche l'ufficialità. Bruno Tedino è il nuovo allenatore del Teramo. Ha sottoscritto un contratto di 2 anni con opzione per il terzo. Per il presidente Franco Iachini un investimento importante, ma che vuole essere il biglietto da visita ideale in vista della sua prima annata da massimo dirigente. Bruno Tedino è un profilo di rilievo, una carriera lunga fatta di tanta gavetta prima di affermarsi alla guida del Pordenone, squadra con la quale ha sfiorato la promozione sul campo in Serie B. Promozione che poi è arrivata dal punto di vista personale con la chiamata del Palermo. Per 2 stagioni ha lottato per la Serie A, ma in entrambe le circostanze gli esoneri, probabilmente frettolosi, gli hanno impedito di portare a termine una missione che, specie nella prima stagione, era alla portata e che i suoi successori Stellone e Delio Rossi non hanno ultimato. Nel suo trentennale Petit Gris, anche un biennio azzurro alla guida dell'Under 16 e Under 17. Il primo colloquio avuto con i direttori Iaconi e Federico è stato fondamentale, ha dichiarato Tedino nella nota diffusa della società. Mi hanno fatto un'ottima impressione sotto il profilo tecnico, mettendomi al centro del progetto ed offrendomi delle certezze importanti, nonostante la categoria non sia la stessa che aveva assaporato a Palermo. Il mio marchio di fabbrica è sempre stato quello di essere propositivo. Proverò pertanto a portare qualcosa di divertente, sostanzioso e duraturo in questa città. Lavorerò 24 ore al giorno, chiude Tedino, per portare Teramo a ricevere quelle soddisfazioni di spessore che mi auguro possano far rima con i risultati. Lo staff del neotecnico sarà composto dal vice Carlo Marchetto, il collaboratore Alcide Di Salvatore, il preparatore atletico Giuseppe Puleo ed il riconfermato preparatore dei portieri Nino Galli. Il neoallenatore sarà presentato alle 16 di lunedì prossimo. A lasciare spazio a Tedino e a Genore Maurizi, sollevato dall'incarico pur avendo ancora 2 anni di contratto col club biancorosso. Maurizi stamani ha scelto i social per salutare la città, tifosi, giocatori, più in generale un ambiente in cui si è sentito legato in maniera forte. Siamo riusciti a creare questo entusiasmo che dopo 4 lunghissimi anni di sofferenza ha riportato la gente di Teramo ad applaudire e andare fieri di chi calcisticamente li rappresentava. Ringrazio la città e la tifoseria per come mi hanno accolto ed il presidente Campitelli per la disponibilità e la passione mostrata. Auguro alla nuova proprietà, che non ho avuto il piacere e la fortuna di conoscere, le maggiori soddisfazioni sportive. Ho iniziato e finito il mio rapporto con il Teramo Calcio e credetemi, me lo sono goduto.